Buonasera amici di Salpicon, siamo alla scuola di ballo Clave di Son e vogliamo parlare di due argomenti importanti. Il primo riguarda il son e la rumba, che come voi sapete diventeranno un patrimonio universale immateriale e ci spiegheranno che cosa è dell'umanità. Ma la seconda cosa, forse la più importante, è il festival della rumba a Cuba, che nell'ultima settimana di agosto organizza Timbalaye, che è l'associazione legata alla scuola Clave di Son e non solo. Allora, prima di tutto parliamo con Irma. Irma Castillo, ciao, come stai? Muy bien, ciao a todos los amigos de Salpicón. Saludo caluroso desde nuestra escuela, que es el alma que nosotros traemos desde Cuba para todos los italianos. Allora, ¿da cuánto tiempo que c'è questa scuola? Racconta un po'. Bueno, que tiene el nombre, que ha questo nome Clave de Son, dal 2002, nel centenario de la nascita del poeta nacional cubano Nicolás Guillén. Ma noi abbiamo costituito la nostra scuola nell'anno 1995 a Roma. Pensa un po'. Allora, parliamo un attimino di questo festival, prima di tutto. Raccontaci un po' in cosa consiste questo festival, che novità ci sono questo anno. Quest'anno molto importante, siamo la 8ª edizione del Timbalaye, Festival Internazionale del Rumba, un anno importante per varie ragioni. Quest'anno aspettiamo che la UNESCO dà il veredetto finale che la rumba è un patrimonio immateriale dell'umanità. E Timbalaye ha fatto tutto il possibile per contribuire a questo. Ormai è da due anni che state Stiamo lavorando. Poi quest'anno stiamo anche celebrando il 130 anniversario dell'abolizione della schiavitù, importante argomento per riprendere il concetto dell'identità culturale cubana. E poi festeggiamo anche il 50 anniversario del Cimarrón, l'ultimo schiavo, che è il libro di Miguel Barnett, che è storico e anche riflessivo per riprendere appunto questa identità culturale rivista già dopo di tanti anni. Va bene, come vedete Irma parla come se fosse una maestra, una professora dell'università. Grazie. Allora, Ulises, raccontaci un po', per la gente che non sa, come si svolge una giornata tipica del festival, perché il festival non è dentro un locale e basta, è molto di più di questo, si vive in mezzo alla gente. Raccontaci un po' che cosa si fa. Bueno, più che cosa si fa, che cosa si vive. Nel Festival Timbalaye si vive quell'armonia universale che è la cultura cubana attraverso la rumba, che è una resistenza, è un modo di vivere, è una filosofia. Quindi già di quando ti alza la mattina, quello che vedi, quello che senti è la cubania. Quindi senti il popolo che ha un bisogno di comunicare, e quindi ti puoi portare o puoi sentire qualunque cosa di Cuba, che è tutta una comunicazione. Poi si svolge l'elezione e come hai detto bene, sono in il pubblico c'è tutta una varietà di pubblico, perché la serata trascorre nel quartiere, non si fa un hotel, non si fa un evento. Questo è fondamentale secondo me, no? Però soprattutto dove è? A La Habana e a Matanzas. Questo anno è a La Habana la inaugurazione, celebrando lì a Regla, municipio di Regla, il 130 anniversario della schiavitù, con il gruppo Matanzero de Menini e tanti altri gruppi, che le facciamo un omaggio alla memoria storica del diritto di tutti quegli schiavi che nella travessia dell'Africa a Cuba hanno perso la vita, e a coloro che hanno una resistenza nella memoria della cultura cubana. Mi fa pensare a quello che succede oggi nel canale di Sicilia. Non saranno schiavi, però comunque è gente in grossa difficoltà. Raccontami un po' di più sul festival, su perché Matanzas, perché La Habana, che cosa di particolare hanno questi due città in termini della rumba, no? Infatti l'anno scorso abbiamo fatto la ruta della rumba, quest'anno diciamo che un ponte per riflettere un attimino su quello che è accaduto tantissimi anni fa, anzi quasi 5 secoli, con tutti questi schiavi, cosa hanno lasciato,
quel dolore in cosa si è convertito, in una grande gioia, in una identità rivestita di una ricchezza culturale che realmente ci ha dato una voce e noi vogliamo difendere quella voce. È collegato queste due città al progetto La Ruta dello Schiavo in combinazione con la Fondazione Fernando Ortiz e la UNESCO, che ha studiato questi punti dove sono entrati a Cuba e anche in altri paesi latinoamericani tutti questi schiavi, lasciando una memoria che oggi è parte della nostra identità. Come vedete, la rumba e il son sono molto di più del folklore, sono parte di una cultura, ce l'avete dentro, insomma. Ecco perché Timbalaye propone una coscienza intenzionale per riflettere cosa siamo, ma felice di cosa siamo, orgogliosi di cosa siamo e cosa vogliamo essere. Vogliamo preservare quella memoria, quel legato storico di quegli schiavi che hanno lasciato in noi non solo una memoria, hanno lasciato delle vite, delle storie che possiamo raccontare ancora ai nostri figli. Bene, molto bene. Allora, senti, raccontami un po' sul processo che si sta vivendo per far diventare la rumba e il son adesso da questo anno come patrimonio immateriale dell'umanità. Che cosa è questa iniziativa che soprattutto voi siete in prima fila promuovendo questa iniziativa? E quali pensi che saranno i risultati? Quando si saprà se questa iniziativa arriverà in porto? Bueno, el apuntamiento es a Namibia, a novembre. Timbalaye è invitato e anche forma parte di questa organizzazione. E certamente non si sa se va a essere o non va a essere, ma noi sappiamo, tutti i cubani, tutta la nazione, che forma parte di una realtà, perché la rumba è già un patrimonio immateriale e vivo dell'umanità. Le manca questo riconoscimento di questa istituzione, ma nella vivenza di tutti i cubani, ma nella vivenza della rumba nel mondo, la rumba porta, la rumba è intelligente, la rumba è cosmopolita, la rumba è universale, la rumba trascende, la rumba è la noesi di quello che c'è bisogno perché la umanità possa vivere in un equilibrio fra la cultura e la natura, ma nel centro l'essere umano che comunque forma parte di una costellazione che la globalizzazione e il neocolonialismo dell'informazione vuol fare sparire. Per prima è l'essere umano e la sua cultura. Bene, bene. Allora, ragazzi, penso che almeno una volta nella vita bisogna andare a Cuba e vivere questa esperienza, sì. No? E poi ci saranno anche delle aggruppazioni locali che balleranno insieme a loro in questo vero concerto della rumba, concerto cubano della rumba, che forse è più importante di tanti altri concerti che abbiamo qua. Sicuramente, sicuramente. Va bene, allora vi ringrazio, grazie Ulisse. Grazie a voi. Allora le aspettiamo tutti, Salpicón e tutti gli amanti della rumba, del 26 al 30, Havana e Matanza, con Timbalaye. Va bene, agosto, allora se prepariamo per il 2017 la ruta della rumba. Se, come dice, se non venite questo anno, il prossimo non potete mancare. Non potete mancare. Ok, ciao. Grazie, Salpicón. Ciao.